Tu sei morto di Milano, quello stemma sopra il cuore, rappresenta il primo amore, te lo promesso da bambino, e se non ti sarà vicino, la casa è da un bagnato, sarà tu malo Milano. Buongiorno a tutti dall'algoritmo di Inter4Passion, come sempre vi chiediamo di iscrivervi al canale, attivare la campanella, seguirci su tutti i social qui in descrizione. Inoltre, per chi volesse abbonarsi e entrare nel nostro gruppo WhatsApp, basterà mandare una mail a inter4passion@intercons.eu, così Luigi vi inserirà all'interno del gruppo. Io non è che voglio dire le frasi che dicono altri personaggi del web, però che vi avevo detto? Ditemi voi che vi avevo detto, facendo l'analisi della parte ieri. Che vi avevo detto? Tutti a postare sta cosa, i dribbling, siamo ultimi nel dribbling, quanto quello è il problema minore. Perché, lo ripeto, il gioco di Inzaghi è basato sul possesso del pallone, sul possesso della palla, sul dominio del gioco, attraverso quella metodica lì. Ora, come abbiamo sofferto noi ieri? No, spiegatemelo, per tutti quelli che postavano sta cosa del dribbling. Come abbiamo sofferto? Difesa alta, baricentro elevato, un centrocampo che non fa filtro. Ora, io non voglio dire niente, ma chi vi dà più sicurezza voi? Ce l'hanno Oglu o Brozovic in quella posizione? Per carità, poi Brozovic non sta del tutto in forma e si vede. Però, chi vi garantisce? Chi garantisce più filtro tra i due? Io mi fido più del turco, sinceramente. Poi, non so voi. Allora, analizziamo il tutto. Lasciando perdere che da ambo le parti difese ballerine, da ambo le parti, non solo da noi, voglio precisare. Andiamo a vedere però la parte nostra. Il gol subito, ma è di un qualcosa di stupido, ma veramente di una stupidità quel gol. Che boh. Cioè, non lo so veramente, a parte il fatto tutto è partito perché baricentro alto, centrocampo che non fa filtro. Eccoli là, 3 contro 4. Ora, per carità, l'errore in primis è di Darmian, perché prima di accorciare, dico io, quantomeno, guarda dietro chi si sta inserendo una mezzala. Prima guardi dietro e poi vai. L'ultimo difensore, quello che sta più al lato, deve essere quello più, deve stare, è quello che deve stare più attento di tutti, perché mentre gli altri due curano quei tre, l'altro deve stare un po' più largo per vedere se qualcuno dietro si inserisce. Ora, domanda numero uno, caro Matteo Darmian, ma perché non guardi dietro nel frattempo? Punto 2. Perché qualcuno, una mezzala, un centro, non le è andato ad aiutare? Punto 3. A sto punto, Darmian ha sbagliato. Il centrocampista non si è inserito, ma caro Handanovic, ma esci. Esci, poi per carità, sicuramente ti avrebbe fatto gol lo stesso, però quantomeno esci. Stai uno contro uno, esci. Non lo sai. Se non ci provi, non lo sai se riesci a fare gol o meno. Tanto tu provaci. Ma va bene, ripeto, non è colpa in primis di Handanovic, la colpa è in primis di Darmian. Questo errore qui si è visto anche nel secondo tempo, perché anche con D'Ambrosio, cioè ragazzi, ma ieri difese ballerine da ambo le parti, cioè assurdo, assurdo. Per tutti quelli che dicevano, ma... è colpa dei... non abbiamo i dribblatori. Sì, questo è il problema. Ma andate a cagare, va. Ogni cosa per andare contro Tizio, Caio e Sempronio. Per il resto, che vogliamo dire? Dalle statistiche, da quello che abbiamo visto, comunque l'Inter ha meritato
di portare a casa il risultato 3-1, giusto, meritatissimo. Lukaku, ci voleva il gol di Lukaku su rigore. E poi abbiamo segnato con un gran gol di Mkhitaryan al volo su cross di Marco. E poi Lautaro che si è riscattato dopo quel pallonetto sbagliato davanti alla porta. Che dire, un Inter che comunque doveva vincere, ha vinto. Rimaniamo a più 3 dalla squadra di Pippe e non solo. E adesso pensiamo alla partita di Champions, che non sarà affatto facile contro il Porto. Occhio che il Porto. Non sottovalutiamo il Porto, ragazzi, perché sì, è vero, abbiamo esultato tutti, ma abbiamo esultato perché era la squadra migliore che ci poteva capitare. Però è una squadra comunque tosta, tosta. Il Porto, a differenza del Benfica, è una squadra che ha un allenatore che conosce il calcio italiano. È un allenatore che, se si vanno a vedere le partite che ha affrontato, con cui ha affrontato le squadre italiane, è un allenatore che non ha problemi a cambiare modulo, non ha problemi. Cioè, la Juve, vi ricordate come l'ha messa in difficoltà qualche annetto fa? Io me lo ricordo, molto stretti, compatti. È una squadra a cui è tosta segnare, soprattutto per noi che siamo una squadra che giochiamo di possesso palla. Quindi, occhio al Porto, speriamo di qualificarci ai quarti in un modo o in un altro. E niente, con questo è tutto. Vi auguro buona giornata. E vi ricordo che a breve uscirà un'intervista a uno dei truffati. Quindi non ve la perdete assolutamente. Potrebbe uscire anche in giornata. Vediamo un po'. Un saluto all'algoritmo e da Inter for Passion.